Bentornati ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Oggi saremo su Clash of Clans per farvi vedere due cose che ho fatto. Allora, innanzitutto la prima è quella di riorganizzare un po' il villaggio e tipo di potenziare alcune cose, però tipo si era già visto. Poi la seconda, scusate, ho sbagliato. Togliti. Così. La seconda era quella di riunirci, cioè unirci alla Lega Cristallo. Dov'è? Ecco. Unirci alla Lega Cristallo l'abbiamo fatta. Poi, cosa ho fatto ancora? Boh. Ho fatto solo questo come obiettivo. Sì, credo di aver solo fatto questo. Vabbè, ho fatto anche l'arco X, però tipo si era già visto, credo che nei scorsi video. Poi niente di che va. Facciamo vedere il penultimo attacco che ho fatto, perché l'ultimo è stato un attacco solo per recuperare la Lega. Perché tipo cioè io, tutti hanno perso la Lega e quindi ho voluto avere di nuovo la Lega per farvi vedere questo video. Cioè per farlo vedere nei video. Vi faccio vedere. Questo è stato un obiettivo molto ma molto easy peasy, lemon squeezy. Infatti tipo non ho manco usato le pozioni. Insomma, tre draghi sulle difese aeree, il re barbaro sull'altra difesa aerea. Poi ho continuato a fare l'attacco. Velocizziamo un po'. Poi in pratica qui i draghi vanno a distruggere. Ah, ecco, il secondo obiettivo, che è tipo mio obiettivo ovviamente, era quello di farmi i draghi al 2. Era una cosa scontata per me, però per voi, cioè voi non lo sapevate, mi sono fatto tutti i draghi al 2 da 3 o 4 giorni. Sì, tipo una cosa del genere. Un paio di giorni. Poi boom, quell'attacco va a finire, in pratica distrugge il castello dell'estrattore, finito. Ok, perfetto, iniziamo diciamo benissimo. L'ultimo attacco avrei potuto fare 100% se avessi usato una strategia migliore, ma mi sono affrettato un po' a usare le varie cose. Ah, qui tipo avevano usato 6 arcieri, 6 e 2, no, 6 barbari e 2 arcieri per attaccare queste. Li ho messi fuori, pertanto ho detto mi attaccano per l'elisir nero, visto che io di risorse ormai non ho più niente, perché ho sprecato, le ho messe tutte a aggiornare, a upgradare le nuove cose, quindi risorse ho solo quello nero. Poi devo farmi 80.000 d'oro per poter riattivare le trappole, ma questo boh, in seguito. Sa, visto che abbiamo ancora del tempo, vi faccio vedere anche l'attacco che l'ho fatto tipo 4 minuti fa, appunto per recuperare la Lega. Ed è quello che è andato un po' male, cioè un po' male perché non è 100%. Qui ho messo il Re Barbaro perché avevo intenzione che il Re Barbaro andasse verso l'accampamento, quello là, questo, cioè, ecco, dove sono messi i draghi adesso. Lui ovviamente se ne va dall'altra parte, allora ho detto vabbè, mettiamo tutti i draghi. Poi sinceramente mi aspettavo che i draghi andassero verso quella difesa aerea, invece no, mongoli. Perciò ho messo qua la pozione dei fulmini, così distruggevo sia la difesa aerea che una torre d'acciaio a livello 8, a livello 8-9, e lì la furia, così incazzo i draghi, così fanno più tanta roba, ecco. Poi devo iniziare a usare la nuova strategia, ovvero quella di 3 pozioni di guarigione, poi cioè 3 pozioni per la cura e una furia, però tipo prima devo portarmi almeno al livello 3, quella della cura.
Infatti, se non sbaglio, no, se non sbaglio niente, perché adesso ho messo a fare i goblin per sprecare delle elisir. Poi, appena finiscono i goblin, a livello 3 faccio la pozione della cura, a livello 2, poi la porterò al terzo livello, non appena sia l'elisir che aver fatto prima al secondo livello. Qui l'attacco diciamo che non è che è andato tanto tanto male. Appunto, se tipo questi draghi non fossero talmente mongoli, avrei fatto anche 100%, secondo me. Come obiettivo era, cioè, appunto, era facilissimo. Vabbè, capita, si sbaglia. Poi, niente. Ah, in pratica sono nel clan del mio amico Vale. Si chiama 23 Tecnologia 24. Però io c'ho. Cioè io vado un po' da questo clan e vado anche in No Way, che è sempre un clan bellissimo, a me piace tantissimo. Tipo gente seria che dona, non si piglia per il culo, niente, niente. E io passo, cioè, diciamo che il mio clan un po'. Dove mi piace stare di più è qua No Way, perché tipo comunque ci sono livelli del mio livello, tranne sto 64, ok, che diciamo che è boh, oppure 63, cioè diciamo siamo tutti degli stessi livelli più o meno. Mentre qua sono per aiutare amico Vale e anche altre persone del clan, perché appunto non so, aiutare gente di livello 17, ok, sa. Non ho più niente da dire, perciò concludo qua questo video e ci becchiamo al prossimo. Bella zii!